È diventato ormai un appuntamento imperdibile quello del Teatro Cilea di Reggio Calabria con il Memorial Mino Reitano. Anche quest'anno, infatti, il prestigioso teatro regino ha ricordato il grande artista prematuramente scomparso, che ha contribuito in maniera inequivocabile a portare in alto il nome della Calabria nel mondo. Una kermesse organizzata in occasione del 7° anniversario della morte dell'indimenticabile Mino, dal fratello Gegè insieme all'associazione culturale La Vita è Così. Sul palcoscenico del Cilea si sono alternati i grandi nomi del panorama musicale nazionale. Tutti hanno portato e condiviso con gli altri un ricordo prezioso del cantautore calabrese. La madrina della serata, curata dal direttore artistico Natale Princi, è stata la cantante Grazia Reitano, figlia di Mino. Colma la sala ha applaudito con grande entusiasmo gli straordinari interpreti intervenuti. Particolarmente commovente poi l'intervento sul palco della famiglia di Mino. Tutta la famiglia Reitano qui. Ci pensiamo a presentarli? Assolutamente sì, signore e signori, la famiglia Reitano! Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, eh? Ti vedo sempre più partecipe, emozionato. Dici qualcosa, vai. La vita continua. La vita continua, è una frase. La vita è così. Noi conosciamo bene, conosciamo bene. Allora, noi siamo ogni anno da 7 anni, il 27 di gennaio ricorre l'anniversario della scomparsa di Mino Reitano. Ed è da 7 anni che Gegè ricorda amorevolmente il fratello, dedicando questo spettacolo, il Memorial a Mino. La vita è così e la storia continua. La storia continua e noi, grazie a questo Memorial, in 7 anni abbiamo avuto modo di poter apprezzare l'uomo, l'artista di Mino Reitano. Però noi, attraverso la famiglia Reitano, questa sera vorremmo un po' inoltrarci nell'intimità della famiglia. Mimmo, ci dici un qualcosa sul fratello, proprio lì, il rapporto tra di voi. Noi conosciamo Mino come una persona, un artista grandioso, ma soprattutto molto generoso, molto attento alle esigenze altrui. Buonasera a tutti. Per me è una grande emozione essere qui stasera, perché è il primo Memorial al quale partecipo. E mi viene in mente che proprio qui, in questo posto, ho esordito con Mino come bassista. Perciò ho suonato con lui per circa quasi 40 anni, perciò di lui ho tante ricordi, tante cose, no? Emozioni su emozioni. Non c'era una serata, un concerto, comunque parte del mondo, che ogni sera io mi emozionavo perché lui era imprevedibile, perché lui trasmetteva amore verso la gente. Numerosi anche gli amministratori comunali presenti. Sindaco, tutti i sindaci presenti questa sera, da Calanna a San Roberto a Fiumara, insomma tutti presenti per il grande Mino. Sì, era doveroso essere qui presenti quale sindaco del comune di Calanna, ma Mino Reitano è sì un patrimonio di Fiumara e quindi va dato grande merito al sindaco Repaci per ciò che sta facendo per promuovere la figura di Mino Reitano, ma è un patrimonio dell'intera provincia di Reggio e dell'intera regione Calabria, dell'Italia e del mondo intero Mino Reitano, e quindi va dato atto anche all'intera famiglia, a Gegè Reitano in primis, che unitamente al patrocinio della regione Calabria, della provincia, del comune di Reggio Calabria, promuovono queste iniziative che sono importantissime, perché veramente portano all'esterno quello che è il meglio del nostro territorio, ovvero sia artisti, uomini che hanno divulgato i migliori valori dell'uomo, quindi l'onestà, la sincerità e l'arte in primis di questo grande artista. È il sindaco che rappresenta ovviamente il paese natio del grande Mino Reitano. Certamente, rappresentiamo il paese nativo, siamo qui a vivere un momento di ricordo per una splendida persona, per un grande artista che ha portato in giro per il mondo il nome della Calabria, il nome della nostra comunità, piccola comunità, e lo portava con grandissima gioia
voglio dire, è grandissima soddisfazione, e con la stessa gioia e la stessa soddisfazione siamo noi oggi qui a cercare in tutti i modi di mantenere vivo questo ricordo. Questo ricordo perché è un atto dovuto, un atto doveroso, e bisogna rendere merito a Gigi Reitano, alla figlia Grazia, a tutti coloro che si stanno impegnando annualmente per poter, come dire, far sì che questo evento possa avere un seguito in tutti gli anni che verranno, e così come stiamo facendo quest'anno. Questa è una delle ennesime iniziative che noi stiamo cercando di portare avanti, la sta portando avanti la famiglia Reitano, ma la porta in sinergia pure con il Comune di Fiumare e con il Comune di Reggio Calabria. Tutti gli anni è un appuntamento importante da ricordare, è il nostro dovere, oltre che piacere, avere buona memoria, e non possiamo dimenticare quello che Mino Reitano è stato per questa terra, quello che ha rappresentato negli anni. Pertanto è doveroso da parte nostra essere qua stasera e ricordarlo con questa bellissima iniziativa. La vita è così e la storia continua, e se a farle da sfondo sono le intramontabili canzoni di Mino Reitano, sarà senz'altro più dolce.